una bella festa mascherata! Oh, coniglietto! Significa che tutti dovremo indossare un costume! Oh! Ma come faccio? Io purtroppo non ce l'ho un costume! Mi serve subito un costume! No! Povera me, non me ne piace nemmeno uno! Oh, ci vorrebbe una magia per salvarmi! La magia! Ma certo, serve un tocco di magia! Oh, ecco qui la più bella delle fate! Oh! Chissà che cosa combinano gli altri. Oh!
compenso, guardate quante belle zucche! Oh. Basta! Devo smetterla di credere alla magia! Il mio piccino deve mangiare, così il mio piccino crescerà. Oh, avevi proprio fame, eh? Dimmi, adesso hai il pancino pieno, piccolo mio. Chissà se dopo tutta questa pappa che hai mangiato sei cresciuto un po'. Beh, questo lo possiamo vedere subito. Orso, controlliamo se il piccino è cresciuto. Orso! 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 Perché non ci sei mai quando ho bisogno di te? Orso! Oh. Vorrei sapere se il mio piccino è cresciuto! Sì! È cresciuto! Orso! Abbiamo dimenticato di vedere se io sono cresciuta. Significa che non sono cresciuta per niente, vero? Cosa ci vuole? Una pozione magica! Orso, ti prego, ho bisogno del tuo aiuto.
povera me, non mi piace essere grande. Orso, sono tornata come prima? Non è meglio controllare per sicurezza? Sì, è davvero bello essere piccoli. Proprio quello che mi serve. Vincerò sicuramente io. Allora, hai paura? Per le feste. Che facciamo? Vogliamo volare fino a casa di Orso? Bene, ecco, così va molto meglio. Vogliamo a normale velocità di scopa, d'accordo? Oh, guardate, sono bravissima a volare! Alla casa di Orso! Ops.
orso, vuoi dire che adesso che volo su una scopa mi trasformerò in una striga cattiva? Anche a me crescerà un naso grosso così? Oh, credo di aver chiuso con il volo. Ho detto che non voglio più volare. Orso, la scopa non mi vuole più lasciare andare. Come faccio? Ti prego, aiutami a scendere dalla scopa prima che il mio nasino diventi grande e brutto. Molto bene, sta volando via con le altre. Ho deciso, non volerò mai più. Hai visto passare una farfalla? Passare la mia farfalla. Che devo fare? Vuoi che faccia la guardia alle carote? No, vado a giocare con la mia farfalla. Con questo cappello faccio la guardia.
Faccio la guardia a tutte le carote. Faccio la guardia a tutte le carote. Faccio la guardia. Ti arrabbi o ti porto da orso? Aspetta, ora ti prendo! Ma Masha non sfugge nessuno. Che altro posso sorvegliare? Allora ci vediamo dopo. Faccio la guardia a tutte le carote. Ci sento ancora. Ti aiuto io. Orso!
tocca a noi. Quanto zucchero versare? Tutto quello che tu vuoi. Cetrioli e pomodori. E dall'albero lassù. Pignaroni, spezie, odori. Tutti in pentola qua giù. Raccogliamo le carote. Nel cesto i funghi van così. Pigne verdi e profumate. A bollire insieme qui. Mescolando con pazienza. Tutto si insaporirà. Che piacere cucinare. La ricetta è tutta qua. Come piove. Ah! Non riuscivo a trovare la strada. Oh, posso vedere che cosa leggi? Ehi! Si comincia per fare una magia. Ah! Ho trovato!
Qui c'è tutto quello che mi serve. Orso, guarda! Ora faccio una magia! Aha! Abracadabra, tra-la-la! Abracadabra, tra-la-la! Combinata grossa. Ciao, orso!
cosa? Niente fiaba della buonanotte prima di dormire. Stamattina il governo si è riunito per discutere della situazione. No. No, questo no. Questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Oh, è tutto così noioso. Sei tu! Stavo guardando una fiaba. Orso, accendi la luce! Orso, cos'è stato? Cos'è questo rumore? E questo cos'è? Sei qui? Cos'è questo rumore? Thank you.
magico. In questo modo non mi potrà più spaventare nessuna brutta fiaba. È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho giocato a dama. Cucinare. Oh, my God.
ho pulito tutto quanto, adesso ho fame. Che cosa ancora? Ma non c'è nient'altro? Oh, ho combinato davvero un bel pasticcio. Pancino ha tanta fame. Thank you.
niente si mangia. Il mio pancino si riempirà di pappa, evviva! Pappa, 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 pappa. Qualche posto lontano per caso? Ah! È il posto dove hanno dipinto il quadro dei tre orsi! Ho capito! Sei un pittore d'avanguardia! Espressionista? Impressionista! Allora verrò con te! Sono super espressiva e super impressiva! Ecco, guarda! Faccio parte dell'Arti and Crafty. Visto quanti distintivi? Ma che cosa credi? Forse tu non sai che io sono molto forte! Io sono molto più forte di qualsiasi orso! Capito? Io so farlo anche meglio! Una volta ho sollevato un grosso bilanciere! Hai capito bene? Qualsiasi cosa faccia non mi stanco mai. Sono sempre in forma. Una volta ho fatto il giro del mondo, andata e ritorno, senza fermarmi mai. Vuoi sapere che mi ha fatto? Hop, 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 via! Capito? Accidenti, mi è entrato qualcosa nelle scarpe! Non so come siano finiti nella mia scarpa! Per me sono meglio le piramidi. Hai mai visto le piramidi dell'antico Egitto? È stata mia l'idea. Io questa. Di Leonardo esposta al museo del Louvre è esattamente uguale a me. Ho posato io per quella statua. Oh, ma che dici? Se avessi posato tu, il tuo ritratto sarebbe stato un quadro in bianco e nero. Io sono, per qualunque artista,
una grande, infinita fonte di ispirazione. Bene ogni cosa, ma la mia specialità è una torta gigante fatta di marshmallow e funghi. Sì, una torta gigante! Oh? Non preoccuparti! Ho spento incendi ben più grandi di questo! Hai paura di orso, vero? Io non ho paura di orso, assolutamente. Questo perché sono io che comando, perciò è lui ad avere paura di me. Non può comportarsi male se ci sono io. In castigo! Gli dico, cattivo, oggi niente dolce per te. Cattivo, vai subito! Scusami, orso, d'ora in poi sarà buona, te lo prometto! Sai una cosa? È davvero difficile mentire. Non dobbiamo dire più bugie. Però possiamo usare la nostra grande immaginazione! Ti ho detto di quando ho volato fino alla luna a cavallo di una palla di cannone? È stata un'esperienza fantastica! Dunque, dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tuttiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!